Buongiorno ragazzi, andiamo a rifacciare tutte le procedure che ci possono servire per produrre, sfruttando il programma gratuito Audacity, per poter appunto assemblare una serie di file che magari io mi sono scambiato con i miei amici e creare un pezzo unico, no? Dove magari ho suonato diverse parti, ogni alunno, magari ogni amico ha suonato una sua parte e poi diciamo per poter assemblare appunto queste parti in un pezzo unico. Allora, quale sarà la procedura? Noi stiamo lavorando per esempio su Sarà perché ti amo. Allora ho creato una cartella col meccanismo tasto destro, nuovo cartella, dove ci ho inserito tutti i file che mi sono stati inviati tramite email o tramite WhatsApp. Ricordo che i file che vengono inviati tramite WhatsApp, oppure che sono stati registrati col telefono, perché se uno registra con Audacity ha la possibilità di produrre un file in MP3 o in WAV, ma se uno registra col telefonino, con l'audio del telefono, con la formato audio, il file è in M4A. Se invece registro facendo un video, il video in formato MP4. Invece, per poter fare questo montaggio, il file deve essere in MP3. Allora, se io che ho bisogno insomma di fare questo assemblaggio non ho dei file in MP3 ma in M4A o in MP4, devo andare online, devo andare per esempio, vado in questo caso, che cosa ho già preparato ma vi faccio vedere da prima. Uno scrive convertitore da M4A a MP3 per esempio ed escono fuori questi strumenti gratuiti online dove uno ci va a cliccare apro file. Scelgo il file che mi serve, lo vado a pescare, no? Lo vado a scegliere scorrendo qui. Adesso chiudo, ho scelto il file, scelgo di convertirlo in MP3, poi vado sotto, clicco Converti e potrò scaricare e troverò sul download del mio computer il file in MP3. Questo perché se mi trovo dei file che non sono in MP3, cosa molto molto probabile che può succedere. Allora, chiudiamo adesso. Io ho organizzato in MP3 tutti i file che mi sono stati mandati dai miei compagni. Ho inventato dei nomi Ernestina, Giuseppino, Sempronio, Tizio. E adesso che cosa faccio? Vado a prendere attraverso il mio programma Audacity. Vado a prendere che cosa? Vado a prendere. Lo apro e vado a importare attraverso Importa, Importa Audio. Vado a caricare la mia batteria che mi farà da riferimento. Apri. Ok, adesso che cosa faccio? Io faccio così, vado a zoomare, lo ingrandisco con questo più e adesso che cosa faccio? Vado a fare un file e in questo file ci vado a mettere la chitarra, per esempio, o il flauto, o quello che è. Facciamo l'esempio di, insomma, di mettere i primi due flauti. Allora che cosa facciamo? Facciamo file. Importa audio. Allora che cosa faccio? Prendo il flauto di Tizio, apro, il mio flauto mi compare così. Io devo di nuovo ingrandire con la lente perché se no non riesco a poter fare questa cosa che adesso tocco F5 sul mio computer. Allora, anzi no, clicco sulla I col tasto sinistro del mio mouse, clicco sulla traccia che mi serve, tocco F5. E sposto la traccia in questo caso esattamente sopra questa seconda iconcina. Il pezzo è in 4 quarti, no? La mia batteria fa ci 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 tum pam 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 e così faccio in modo di allineare sul secondo quarto esattamente dove inizia appunto la nota del mio flauto. Adesso che cosa faccio? Faccio file, faccio importa audio, vado a prendere il secondo flauto. Il flauto, per esempio, di Giuseppino. Apri. Lui me lo rimpicciolisce, lo devo ringrandire. Allora che cosa faccio? Clicco sempre F5 e porto i due flauti nello stesso punto. Allora adesso per comodità io faccio questo tipo di lavoro. Vado a sentire un attimo come suona. Quindi clicco la mia I, metto il cursore all'inizio, alzo play e ascolto. Ok,
questo file mi soddisfa. Adesso io faccio file esporta come MP3 e lo chiamo. Come lo chiamo questo file? Lo chiamo Sara perché ti amo batteria flauti. Lo salvo dove? Lo vado a salvare nel mio sarà perché ti amo mix. Apri, salva, ok, do tutti questi ok. E a questo punto il programma mi sta convertendo questo primo mix che ho fatto di flauto, dei due flauti insieme alla batteria. A questo punto che cosa faccio? Per comodità ho creato un file unico che mi raggruppa i primi tre strumenti. Adesso questo chiudo, mi dice salvare progetto, no, non salvo niente. Vado su Audacity, apro un nuovo Audacity, faccio file, importa audio, vado a prendere sarà perché ti amo, batteria e i due flauti. E ce l'ho, ecco qui il mio MP3, eccolo qui. Andiamo ad ingrandirlo ancora. E adesso che cosa succede? Andrò a prendere file, importa, audio, vado a prendere per esempio che cosa? La chitarra. La ingrandisco, clicco sulla traccia della chitarra, tocco F5. La chitarra in questo caso comincia nel primo quarto, quindi l'inizio della chitarra deve coincidere con l'inizio della batteria. Tocco I, clicco a caso. E sento play. Sentiamo come funziona, se vanno a tempo. Allora, ho fatto un errore, ho nominato chitarra un file che in realtà ha la tastiera, ma poco male. Lo sento orecchio, lo posso alzare un pochettino in modo che mi si sente meglio. Sentiamo. Stop, benissimo, adesso vado a fare file, importa audio, vado a prendere, a questo punto quello che ho chiamato tastiera sarà chitarra. Apri, ingrandiamo sempre con il più, tocchiamo su F5 su questa traccia e facciamo iniziare la chitarra nello stesso punto. Sentiamo cosa succede. Ecco, si sente che questa chitarra non è proprio a tempo, non è in quel punto lì. Proviamo a spostarla ancora un po', andiamo a tentativi. Ecco il nostro file che è pronto. Bene, ho sentito un rumorino di fondo che mi piaceva poco sull'inizio di questa batteria, che faceva una sorta di... Allora che cosa faccio? Vado a fare. Tocco sulla mia I, così ho la possibilità di lavorare. Seleziono questo primo pezzo e faccio genera silenzia. Ok. Poi ipotizziamo che io voglia mettere un effettino sulla mia tastiera. Cosa faccio? La evidenzio tutta. La evidenziamo tutta fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. Vedete, faccio scorrere tutta la mia traccia fin laggiù. Vediamo fino alla fine, sto scorrendo e sto evidenziando. Vedete il canale che sto evidenziando? È il canale della mia tastierina. E adesso. Ok. Cosa faccio? Effetti. Vado a mettere un bel. Mettiamo questo riverbero, proviamo. Ok, gli diamo ok. Bene, adesso c'è un problemino, che la nostra traccia di batteria va avanti all'infinito, poi ci sono dei rumorini qui nella tastiera. Allora cosa faccio? Io vado a evidenziare questo pezzettino e faccio modifica, taglia, poi
Voglio fare in modo che le tracce finiscano tutte più o meno nello stesso punto. Allora, qui è il resto della batteria, lo evidenzio tutto fino in fondo. Adesso qui ci vuole un po' perché io lo sto facendo manualmente. Evidenzio fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo. E poi andrò a tagliare questa cosa che ho evidenziato. Ci vuole un po', come ci vuole pazienza, eh. Sentite, c'è un temporale meraviglioso. Speriamo che non mi cadano fulmini sul parafulmine della casa in questo istante. Allora, quanto ci vuole? Perché questa traccia di batteria che ho caricato effettivamente era molto, molto, molto più lunga di tutta la parte che io ho registrato. Adesso vado fino in fondo, abbiate pazienza. Vedete, manualmente sto andando fin laggiù. Poi andrò a tagliare, perché sennò cosa mi si sentirà nel mio file? Si sentirà la parte degli strumenti che finisce di suonare questa batteria, in realtà che continua all'infinito. Eccoci qua, dai che ci arriviamo, ci arriviamo. Scusate la lentezza. Poi magari chi è più bravo nella selezione, io qui sto facendo proprio manualmente. Sto tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e sto scorrendo con il mio mouse evidenziando tutto fino in fondo la traccia. Vedete dal cursorino sotto che si sta spostando, questo che si sta spostando, questo qui che indico col dito. Questo qui si sta spostando, quando arriverà in fondo vuol dire che avrò evidenziato tutta la mia traccia, tutta la parte in più che non mi serve, che poi andrò a tagliare. Eccoci, faccio modifica, taglia. Così a questo punto la mia traccia, che cosa ha? Andiamo a vedere la parte finale. Vedete? Andiamo a vedere quella sotto della chitarra. Andiamo a ripulire anche quella della chitarra, la evidenziamo fino in fondo e facciamo, ecco, quella della chitarra facciamo, genera, silenzia, ok, e adesso andiamo a riascoltare come suona. Ok, questa cosa qui non mi piace come finisce. Andiamo a fare così, evidenziamo l'ultimo pezzettino e facciamo effetti, dissolvenza in uscita. Nell'ultimo pezzettino facciamo sempre effetti, dissolvenza in uscita. Tutti i file li andiamo a portare con la dissolvenza in uscita. Anche questo pezzettino qui, effetti, dissolvenza in uscita. Adesso andiamo a riascoltare come suona il nostro file, se ci piace. Clicchiamo la I, vado su un punto a caso, sentiamo come suona. Ok, sentiamo che funziona, quindi siccome funziona facciamo esporta come MP3. Lo chiamiamo Sarà perché ti amo mix 1, ok, e lo salvo. Chiudo tutto, non salvo, cioè salvo solo magari se ho delle insicurezze che credo che il prodotto non sia a posto, in questo caso a me piace, va bene. Salvare il progetto prima di chiudere, io dico no. Mix 1, ok, e lo ritrovo, che vedete? Lo ritrovo nella mia cartellina qui dentro. A questo punto da qui lo posso inviare tramite Classroom, tramite le piattaforme al mio insegnante. Grazie per aver ascoltato questo tutorial, poi per qualsiasi dubbio ci sono sempre in classe a vostra disposizione.